vallicata, paura e apprensione per una donna medico legale. Prima una busta con proiettili, poi telefonate e minacce. Adesso l'incendio delle automobili. Appello alle indagini. Vallicata, un mese addietro, una donna medico legale ha ricevuto al proprio indirizzo una busta con dentro proiettili. E poi il telefono della professionista, 43 anni di età, è squillato più volte, tante, tra minacce, molestie e persecutorie. E poi adesso, al villaggio dei fiori dove abita la perseguitata, le automobili di lei, una BMW e una Mercedes, sono state divorate dal fuoco. Ebbene, Vallicata, dopo quanto accaduto, Gabriel García Márquez e poi Francesco Rosi avrebbero scritto il libro e poi registrato il film Cronaca di una morte annunciata, perché dopo i proiettili, le oppressioni telefoniche e gli attentati incendiari alle automobili non è azzardato ipotizzare quale sarà la prossima mossa sulla scacchiera. E ancora, dopo quanto accaduto e accade a Vallicata, Marco Risi avrebbe registrato il film Il muro di gomma, perché la stessa donna medico legale avverte intorno a se stessa, se non l'isolamento e l'indifferenza, quantomeno il poco interesse e la superficialità. Appena le è stata recapitata la busta con i proiettili, la medico legale licatese si è rivolta alle forze dell'ordine e le sono state promesse le indagini, così come per tanti altri casi del genere. Mica è la prima volta e non sarà l'ultima, come le è stato spiegato. E poi, dopo le settimane trascorse tra squilli telefonici e tormenti vari, lei si è rivolta ancora agli investigatori, ha invocato maggiore attenzione verso quanto costretta a subire, spiegando che tramite l'esame dei tabulati sarebbe stato facile risalire agli autori delle telefonate. E le è stato risposto di pazientare, perché i lavori sono in corso e che prima o poi... E comunque, mica è soltanto lei sapesse quanti sono nelle sue condizioni. Adesso, a conclusione dell'arco di mese, è stata scagliata la freccia incendiaria e le due automobili della dottoressa sono state carbonizzate dalle fiamme e non si dubita che siano dolose. Lei, la vittima, risponde con un'altra freccia, lanciando un appello ad un impegno serrato e concreto per scoprire l'attentatore. Forse una perizia della medico legale avrà deluso, provocando rabbia e volontà di vendetta? Punto interrogativo. E altri interrogativi sarebbe opportuno valutare e approfondire, travalicando il muro di gomma e scongiurando la cronaca di una morte annunciata.